Ciao a tutti ragazzi, io sono Daniele di Spectacle Movies. Come state passando questi giorni di quarantena? Io bene, spero che voi stiate bene. State tranquilli che da poco questo momento passerà, state chiusi in casa, lavatevi spesso le mani. Adesso sono qua per parlarvi di alcuni film, alcune serie TV che potete vedere sulla piattaforma di Netflix. Stare in casa è qualcosa di spettacolare. Partiamo subito con tre serie TV, anzi quattro. Abbiamo Peaky Blinders di Steven Knight, Breaking Bad Better Call Saul di Vince Gilligan e Stranger Things di Matt e Ross Duffer. Queste serie TV sono acclamatissime dalla critica, sono amate dal pubblico. Breaking Bad è un capolavoro, ha fatto la storia delle serie TV, quindi ve la consiglio caldamente. Ma passiamo ai film. Ai film potete vedermi tutti i film dello studio Ghibli di Hayao Miyazaki, come La città incantata, Porco Rosso, Il mio vicino Totoro, che vi incanteranno, credetemi. Se avete voglia di drammi, potete vedervi Il petroliere di Paul Thomas Anderson, definito da molti capolavoro. Una rivista poco tempo fa l'aveva addirittura definito il film migliore del decennio e una forse anche del secolo, con il grandissimo attore Daniel Day-Lewis. Poi c'è Zodiac di David Fincher, grandissimo regista di Gone Girl, Seven, Fight Club. E poi un italiano, abbiamo Dogman di Matteo Garrone. Se vogliamo passare alle commedie per rilassarvi un pochino, giustamente per il periodo anche un po' stressante che stiamo passando, c'è Truman Show di Peter Weir, Quasi amici di Oliver Nakache e Eric Toledano, perdonatemi la pronuncia, e In guerra per amore del nostro amatissimo Piff. Se invece volete un po' di azione, un po' di avventura per entrare in mondi magici, abbiamo Kill Bill di Quentin Tarantino, Batman di Tim Burton, Blade Runner, il grandissimo capolavoro di Ridley Scott, e poi abbiamo anche il capolavoro di Jurassic Park di Steven Spielberg. Ma se invece siete a casa, avete dei bambini, siete in famiglia, vi consigliamo altri quattro film che potete godervi con tutta la famiglia, ovviamente. Klaus di Sergio Pablos di produzione Netflix, Il mago di Oz di Victor Fleming, Space Jam con i fantastici Looney Tunes di Joe Picta e SpongeBob il film di Steven Hillenburg e Mark Osborne. Questi ve li consiglio, questi sono tutti dei film bellissimi, non sono produzioni Netflix, mi sembra di non averne nominate tranne Klaus, ma potete anche trovare tutte le bellissime produzioni Netflix dell'anno scorso. Se volete vedere dei film seri, visto che avete tanto tempo, potete vedervi Irishman di Martin Scorsese, Marriage Story, I due papi, potete vedere di tutto e di più. Io vi auguro una buona visione di questi film, ci vediamo sulle recensioni spettacolari e state a casa e vedrete che andrà tutto bene.